Siamo alla stazione centrale di Milano, abbiamo appena parlato con la Croce Rossa, ci sta spiegando come ci sia un viavai di immigrati che ovviamente cercano di scappare da situazioni di povertà in Africa e cercano il transito in Italia per raggiungere i paesi del nord Europa. Quante persone sono? Adesso pochissime, quelle che vedete sono pochissime. Ieri? Dottore, quante ce n'erano stamattina al risveglio? Una valanga? Renzi è tornato dal G7 e grazie appunto a questo incontro tra capi di Stato hanno chiuso le frontiere per motivi di sicurezza e quindi il trattato di Schengen è sospeso per alcuni paesi. Bisogna assolutamente andare a trattare in Europa di questa questione, bisogna andare però a trattare a testa alta, senza ruberie e le ruberie che stanno continuamente venendo fuori giorno per giorno. Abbiamo visto una situazione che è sempre in emergenza e dà proprio l'impressione che ci sia la volontà di lasciarla in emergenza, così probabilmente, anzi qualcuno ci ha dimostrato che si mangia meglio e si danno i lavori in affidamento diretto molto più facilmente. Mafia Capitale ha dimostrato come il business dei migranti sia più redditizio di quello della droga. Per 15 anni questo è quello che è successo e oggi ci troviamo a pagare il conto. Per noi è intollerabile, il tema va affrontato in maniera seria, che con l'Europa, che sia una comunità. Oggi a Milano in stazione centrale si sta gestendo la crisi sanitaria, ci sono diverse persone che hanno malattie come la varicella, come la scabbia, c'è la ASL, c'è la Croce Rossa, si è intervenuti nei tempi, la situazione è sotto controllo, quindi non vogliamo che venga utilizzata e strumentalizzata la paura, ma va gestita con razionalità il problema e va presa finalmente una decisione per risolverlo, perché non si può continuare avanti, andare avanti in questo modo. Noi in Europa stiamo combattendo affinché l'Italia e la Lombardia non vengano lasciate sole nella gestione di questo problema. Purtroppo il governo italiano è totalmente debole e lassista riguardo a questo tema e si fa mettere i piedi in testa in Europa da qualsiasi altro governo. L'ultimo esempio, qualche giorno fa la Grecia ha spedito dei barconi di migranti che stavano arrivando in Grecia verso l'Italia. Siamo gli unici ormai rimasti a rispettare le regole che gli altri paesi europei non rispettano. Nessuno rispetta più Frontex, Austria e Germania bloccano Schengen per non far arrivare i migranti che vogliono salire da loro là, i migranti rimangono in Italia, l'Europa se ne frega e il governo italiano è totalmente molle e non è capace di far valere le ragioni dei cittadini italiani in Europa. La soluzione, se si vuole uscire da una situazione di emergenza, esiste. Lo Stato e il governo devono finanziare le commissioni che valutano se queste persone hanno diritto di rimanere sul suolo italiano, quindi hanno uno status di profugo o meno. Oggi una persona che arriva mediamente sta 2 anni prima di sapere se può rimanere sul territorio o se ne deve tornare al paese di origine. Bisogna velocizzare queste procedure, altrimenti vivremo sempre in una situazione di emergenza. Il dramma che avete visto in questo video sui migranti eritrei si poteva evitare. Come? Basterebbe fare subito accordi con i paesi di transito, come la Tunisia, il Libano, con quelli più stabili, affinché i rifugiati possano avere lì delle vie legali di accesso sicure verso l'Europa.